Ben ritrovati telespettatori di Edilizia Sicura. Comincia oggi una nuova serie della nostra trasmissione e vedete qui a fianco a me il presidente dell'Istituto Professionale Edile CPTO di Bologna, Antonio Mazza, grazie per essere nostro ospite, che illustrerà le novità di quest'anno. Beh, effettivamente bentornati, perché la nostra trasmissione ormai è un format che dura da più di 10 anni e che con entusiasmo cerchiamo di portare all'attenzione e anche di rinnovare. La trasmissione dice Edilizia Sicura, di questo è il tema del quale ci siamo sempre interessati in questi anni, pensando di fare un servizio agli operatori del settore edile, ma anche alla collettività, perché tante operazioni anche che si fanno nel quotidiano, nella propria casa, hanno il problema della sicurezza e degli accorgimenti che occorre avere appunto per correre meno rischi. Quest'anno noi cercheremo di parlare di edilizia più in generale, perché il nostro istituto è un istituto di formazione per i lavoratori edili, che ovviamente ha una parte molto importante che parla di sicurezza. Vogliamo parlare di edilizia in quanto è un settore che ha vissuto e sta vivendo tuttora una crisi consolidata da alcuni anni, ma con alcuni segnali di ripresa, segnali che andranno però nella direzione di avere la necessità di formare le maestranze, gli operatori e i tecnici a nuove tecnologie, a nuovi materiali, a tutto quello che consentirà poi, per esempio, al patrimonio edilizio esistente di riqualificarsi da un punto di vista energetico, di diventare autonomo energeticamente. Sono le grandi sfide che peraltro ci fanno pensare che, superata la crisi, l'edilizia possa di nuovo diventare un grande traino per l'economia nazionale, come è sempre stato. Con la formazione si può cavalcare anche l'innovazione in termini appunto di materiali utilizzati, di tecniche utilizzate oggi, non dimenticandosi ovviamente le antiche e le tradizionali, quelle più consolidate, devono costituire un bagaglio di conoscenze che nel nostro settore è fondamentale che venga aggiornato. Credo che questo tipo di rinnovamento anche nei corsi e negli argomenti che vengono trattati nei corsi di formazione, beh, la sfida che noi dobbiamo cercare di portare avanti assolutamente, non appiattendosi verso la conoscenza delle cose tradizionali, la muratura, la carpenteria, ma ovviamente affiancata a questo appunto tutti quanti i materiali nuovi, le tecnologie nuove e, altra cosa molto importante, un occhio molto attento nel riguardo dei giovani. I giovani hanno l'entusiasmo di riavvicinarsi all'edilizia, questo entusiasmo e questo anche coscienza di far parte di un settore importante per l'economia viene certamente alimentato anche da una formazione adeguata, innovativa e al passo coi tempi. Benissimo, a questo proposito abbiamo appunto realizzato interviste e approfondimenti proprio sul tema dell'importanza della formazione. Professor Marco Bragadin, qui all'Istituto Professionale Edile di Bologna per questi percorsi di formazione tecnica superiore. Il suo ruolo precisamente qual è? In questo percorso di IFTS mi occuperò degli aspetti relativi alla gestione della commessa e alla pianificazione e programmazione del cantiere edile. Partendo quindi da un progetto che verrà sviluppato dagli studenti, potremo fare un modello di esecuzione che sia sostenibile dal punto di vista ovviamente della sicurezza delle tecnologie individuate, ma anche dal punto di vista dei costi e quindi della redditività della commessa. Quali sono, diciamo, gli aspetti dell'innovazione anche da considerare anche dal suo punto di vista di docente? Beh, innanzitutto il Building Information Modeling è una rivoluzione digitale del processo edilizio che sta adesso prendendo sempre più piede. Poi ci sono gli aspetti relativi alla sicurezza e all'ambiente che diventano sempre più importanti nella commessa edile e sia dal punto di vista interno per la sicurezza dei lavoratori e dall'esterno per l'impatto dei cantieri sull'ambiente. C'è bisogno di conoscere gli strumenti, le tecniche, i metodi, gli strumenti di construction management, che è un corpo di conoscenze specifiche che consente di portare a termine gli interventi raggiungendo gli obiettivi. Anche l'Istituto Professionale Edile di Bologna curerà nel mese di novembre un percorso IFTS per formare un tecnico per l'organizzazione e gestione dei cantieri edili con specializzazione in servizi di facility management, in collaborazione, tra gli altri, con la Scuola di Ingegneria e Architettura dell'Università di Bologna, numerose imprese del settore edile, istituti tecnici per geometri e il Comune di Bologna.
Il tecnico formato possiederà le competenze per riconoscere e affrontare imprevisti e varianti relativi alla gestione della commessa, interverrà sulla sicurezza, saprà applicare soluzioni di efficienza energetica, oltre a pianificare interventi di mantenimento e di riqualificazione del patrimonio immobiliare. Il corso, a numero chiuso, è gratuito, durerà 800 ore, inizierà a novembre 2015 per terminare a luglio 2016. Sarà articolato in due fasi, una in aula, l'altra in azienda, con stage di 240 ore. Inoltre, saranno previste visite guidate all'estero. Per verificare i requisiti d'accesso e iscriversi, entro il 30 ottobre 2015 è possibile contattare l'Istituto Professionale Edile di Bologna. Si pensa a una formazione, diciamo, fatta in più step, più livelli, cioè un primo passaggio è quello innanzitutto di dare un'informazione generale sui criteri fondamentali per quel che attiene soprattutto le costruzioni in zona sismica che oggi riguardano tutto il territorio nazionale. Poi un secondo passaggio è quello di descrivere e insegnare quali sono le tecniche con le quali si interviene nelle costruzioni al fine di svolgere interventi sulle costruzioni esistenti. Che cosa si fa sulle strutture già esistenti oppure sulle nuove costruzioni? Ci sono diverse tecniche che possono essere applicate e che dipendono anche dal grado di danno che eventualmente queste hanno subito. Per esempio le iniezioni di cemento, la copertura di queste pareti di muratura con delle lastre armate di calcestruzzo, oppure l'uso, oggi molto frequente, di fibrorinforzati, cioè di fibre di carbonio o di fibre di vetro che in un qualche modo sono in grado di conferire resistenza e duttilità, cioè capacità di grandi deformazioni. Credo che sia importante sapere quali sono le motivazioni per le quali si fanno certe cose, quindi avere la formazione sul perché si fanno queste cose, non solo sul come si fanno. L'Istituto Professionale Edile di Bologna organizza anche il corso post-diploma per tecnico di cantiere competente in recupero edilizio e sostenibilità. Il corso è finanziato dalla Regione con risorse del Fondo Sociale Europeo ed è quindi gratuito, ha una durata di 500 ore, di cui 200 di stage in azienda e prevede una visita guidata all'estero. Il profilo professionale che si intende formare in questo caso è quello di tecnico di cantiere edile, in grado di programmare e gestire i lavori, verificando la congruenza tra progetto, specifiche proposte e budget, gestendo inoltre la sicurezza e il controllo qualità. Il corso avrà inizio a metà novembre 2015 e terminerà a maggio 2016. La formazione oggi credo che sia un attimino scarsa, perché non c'è una dovuta attenzione a quelle che sono le problematiche nel sociale. Forse c'è anche un po' di confusione per quanto riguarda tutte le strutture che vivono nel sociale e anche un attimo di scoesione dalla scuola alle associazioni, alle strutture, alla politica. Quindi formazione e cultura in che modo sono correlate, se correlate? Ma formazione e cultura sono, credo, inscindibili. Io penso che già dagli albori, già dalla scuola, già dai banchi di scuola dovrebbe esserci il primo processo della formazione. Siamo in compagnia della dottoressa Margherita Gobbi, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Castelmaggiore. La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola. È un progetto che è nato dall'idea visionaria di alcuni di noi, dirigenti e ingegneri, quindi persone proprio che si trovano all'interno della sicurezza. E con un'idea di fondo importante. L'idea di fondo è che di sicurezza non se ne parla in maniera estemporanea e quindi questo progetto prevede appunto di portare la sicurezza, la tematica del benessere, proprio come se diventasse una cultura della sicurezza nel mondo della scuola. Noi vorremmo monitorare
il campione di studenti che adesso andremo a, a formare anche negli anni successivi, cioè quando usciranno dalla scuola, per far vedere che effettivamente è possibile, cambiando la, la cultura della sicurezza, anche ridurre finalmente le statistiche, quindi confrontare il numero di infortuni successivi a un campione significativo di ragazzi che saranno formati rispetto ai numeri nazionali, quindi alle statistiche nazionali. Quindi è un progetto molto ambizioso e si propone anche di coinvolgere la popolazione, perché quello che faremo nel corso dell'anno scolastico è anche prevedere una serie di attività nelle piazze, quindi delle attività ludico-spettacolari e in cui coinvolgeremo la, la popolazione dei, dei vari comuni. I docenti che frequenteranno il corso avranno la certificazione, l'idoneità a poter insegnare ai ragazzi delle scuole superiori prima di andare di stage i temi della sicurezza generica e specifica secondo l'ambiente di lavoro in cui vengono collocati, e possono certificare come scuola la venuta formazione dei ragazzi. Il tema della sicurezza purtroppo è spesso sottovalutato. Lei, che appunto è a contatto con i più giovani, anche con i ragazzi, cosa percepisce da parte loro? Un po' di freddezza magari, come tutti gli adolescenti? I ragazzi sono interessanti, sono venuti degli esperti, sicurezza in casa, web, sono tutti interessati. Ecco, la sensibilizzazione è quello che stiamo cercando di sensibilizzare gli insegnanti a trasmettere questi temi. Ho rapito dalla platea della iniziativa La sicurezza parte dai banchi di scuola un insegnante. Come mai ha deciso di partecipare a questa importante iniziativa sulla formazione e sulla sicurezza? Noi per la nostra formazione ovviamente non siamo particolarmente preparati, però è anche vero che credo che questo paese abbia bisogno di una svolta epocale rispetto al modo di pensare, perché indegno di un paese civile avere più di 600 morti l'anno sul lavoro e decine di migliaia di infortuni, molte volte legati non solo a imprudenza e negligenza, ma a una sistematica violazione solo delle norme di sicurezza, ma veramente del semplice buonsenso. Che risposta ha da parte delle famiglie dei bambini quando si parla di sicurezza, di prevenzione? Alle volte noi abbiamo un riscontro nel momento in cui purtroppo succede qualcosa che non doveva succedere, e sicuramente è importante parlarne anche a scuola, quindi la scuola sicuramente ha una parte fondamentale nell'educare i bambini. La sicurezza oggi in Italia viene vissuta più che altro come un obbligo di legge, non come un valore aggiunto. Se riusciamo invece a fare cultura della prevenzione e della sicurezza in questi ragazzi, per creare dei cittadini di domani che invece affronteranno questo problema con la giusta mentalità, cioè stando attento realmente al succo del problema e non semplicemente al rispetto di una norma astratta, beh, questo sarà fondamentale. Quali altri progetti, se ci può anticipare qualcosa, insomma, l'azienda curerà? Nei prossimi 3 anni apriremo tutta una serie di collaborazioni tese a aumentare il livello di prevenzione, che non riguarda solo la sicurezza, ma riguarda anche la prevenzione delle malattie cronico-degenerative, la prevenzione degli abusi di sostanze, la promozione dell'attività fisica, la promozione di un'alimentazione sana. Per fortuna non ci inseriamo in un quadro che era completamente spoglio, in quanto la collaborazione ad esempio con l'Istituto Edile, la collaborazione con tutta una serie di istituti tecnici è già sul tavolo da vari anni. Andrea Spisni del SIRS. A livello di formazione il rapporto con l'Istituto Professionale Edile IPLE di Bologna è attivo? Sì, è attivo. Devo dire che l'azione che fa l'IPLE verso i lavoratori sulle tematiche di sicurezza, ovviamente in un campo legato all'edilizia, è veramente importante e indispensabile. Aumenta la cultura della sicurezza dei lavoratori. In un momento dove vi è una grandissima varietà di lavoratori che provengono da tutti i più disparati paesi, non solo della comunità europea ma anche extracomunitari, con grosse difficoltà di lingua, di cultura, eccetera, eccetera. No!
Domenica 11 ottobre 2015 a Bologna e in altre piazze italiane ANMIL indice la 65esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. La giornata, patrocinata dal Comune di Bologna, avrà inizio alle 8.45 con un raduno in Piazza Maggiore. Per informazioni si può consultare la sezione ANMIL di Bologna, Largo dei Caduti del Lavoro 6.